Quest'oggi siamo a Peraro, siamo venuti a incontrare il presidente dell'Unione Montana Centro Cadore, Pierluigi Sualuto Ferro. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Quali sono? Partiamo subito da quali sono, diciamo, le principali progettualità che state portando avanti come Unione Montana, giusto per far vedere che le Unioni Montane, insomma, hanno le loro possibilità di lavorare in modo Sì, completo. grazie. Allora, beh, come progettualità noi da iniziare l'anno scorso ne abbiamo messo in piedi due, a dire la verità. Oltre naturalmente a progettualità di piccolo, io le definisco di piccolo calibro, che sono quelle legate, diciamo, alle manutenzioni ambientali, che dovrebbe essere il compito precipuo delle unioni montane oggi. Quindi o erogare servizi a livello comprensoriale oppure fare interventi di manutenzione ambientale legati al settore primario. Questo è il focus delle unioni montane. Però ci sono anche altri aspetti, e uno di questi aspetti è quello di cercare di mettere insieme azioni a livello comprensoriale in modo tale da creare ricchezza sul territorio e sviluppo socio-economico sul territorio. Lo scorso anno siamo partiti con tre iniziative. Ho voluto crederci, abbiamo voluto crederci, insieme con gli altri colleghi che fanno parte della squadra di giunta, e abbiamo chiesto finanziamenti legati ai fondi di confine, sia per quanto riguarda i fondi di confine con il Friuli Venezia Giulia, per i comuni che ne beneficiavano, e sia per quelli di seconda fascia con i comuni con la parte dell'Alto Adige. E poi abbiamo messo in piedi una progettualità legata ai cosiddetti patti territoriali, che già a suo tempo l'Unione Montana ne era stata beneficiata. Di tutto quello che abbiamo messo in piedi, in cantiere, quest'anno abbiamo avuto la soddisfazione che almeno la prima parte sia stata finanziata, ed è una parte che riguarda un progetto che avevo già seguito insieme con gli altri componenti di giunta, in particolare con il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, per quanto riguardava il giro intorno al lago. Parlo di giro intorno al lago, e se lei mi dà la possibilità cercherei anche di spiegare alcuni aspetti, perché tante volte o sui social o nelle osterie o nei bar qualcuno parla e scrive a sproposito, e quindi vorrei chiarire, visto che l'opportunità che mi date, di dare le giuste informazioni a chi ci sta ascoltando. Dicevo, su quel progetto, che è un progetto che risale ancora nel 2014, abbiamo voluto inserire il giro intorno al lago. Siamo riusciti a ottenere due cospicui finanziamenti, uno di 4 milioni e uno di 1 milione 8 e 50, e questo ci permetterà di iniziare, non dico di completare, perché purtroppo quest'anno abbiamo avuto la disgrazia, a seguito anche degli eventi che stanno succedendo in Ucraina, di una lievitazione enorme dei costi delle materie prime. Di conseguenza, quello che tu avevi preventivato l'anno prima ha avuto un incremento variabile dal 15 al 20% come costi. Però con i soldi che abbiamo messo a disposizione, sicuramente la parte principale del tracciato riusciremo a farla. È un tracciato che parte nel comune di Pieve di Cadore, attraversa, per chi conosce, il nodo più difficile, che è quello della Val Prigioniera, raggiunge il camping Colonia, dove da poco l'imprenditore altoatesino ha acquistato quell'area per rilanciarla, e poi dovremo passare in sponda destra del lago, attraverso il ponte della Molina, e raggiungere il lago, e poi ricollegarsi alle ciclabili e ai percorsi ciclopedonali esistenti. Realizzeremo la parte in sinistra orografica, quindi dal camping Colonia fino al Miralago. Questo qui sicuramente si riuscirà a finire. L'altra parte noi l'avevamo chiesta nel patto territoriale. Mi auguro che anche questo, non c'è due, dicono senza tre, spero che anche il terzo venga finanziato, e quindi una scheda del patto era dedicata anche a questa parte qua.
È un giro intorno al lago, quindi non è una ciclabile come qualcuno vorrebbe dire, è un giro dove uno può farlo a piedi, lo fa in bicicletta. La cosa positiva che va rilevata è che le risorse economiche ci sono però i tempi adesso, perché uno non può pensare che ci sia la bacchetta magica, oggi l'ente ha i soldi, domani viene realizzato. Bisogna stare con i piedi per terra senza fare i voli pindarici. Noi stiamo predisponendo tutta una serie di step per il superamento di tutte quelle che sono le autorizzazioni, quindi tutta quella che è la parte burocratica, che è quella che mi preoccupa di più, perché da una parte ci vuole lo studio nel primo progetto definitivo esecutivo, nell'altra lo studio di fattibilità tecnico-economica da trasmettere agli uffici di Bozzano per il via libera allo sblocco completo del finanziamento che abbiamo ottenuto, quindi i tempi sono tempi differenziati. Ci vogliono tutta una serie di analisi tecnico-geologiche che richiederanno sicuramente tempo. Mi auguro però che tra l'autunno prossimo e l'inizio della primavera si riesca a chiudere almeno la parte progettuale e iniziare a chiudere anche la parte di appalto, in modo tale che il prossimo anno, almeno mi auguro, si possa già avere almeno le ditte che opereranno per la realizzazione. Ci vogliono i tempi che purtroppo ci vogliono, insomma, non dipende adesso, non dipende più dalla figura del presidente o della sua giunta, ma dipende purtroppo dal mondo burocratico che lega le autonomie locali. Diciamo che questa è sicuramente un'operazione comprensoriale, no? Perché poi... Sì, è un'operazione comprensoriale, infatti gli altri colleghi sindaci ci hanno creduto, e il grande lavoro è stato quello di far capire a tutti quanti la bontà dell'iniziativa. Si cresce se si lavora tutti insieme, se qualcuno inizia a tirare indietro non si va da nessuna parte. Su questo i colleghi sindaci ci hanno creduto, ci hanno messo del loro e i risultati iniziamo a vederli. Dovrebbe essere così da tutte le parti, non soltanto su questo tipo di iniziative. Sì, diciamo che servono le idee, serve il progetto, servono anche i soldi. Certo, però prima di tutto ci vogliono le idee e ci vuole una unitarietà di intenti. Se c'è questa, io dico, l'ho sempre sostenuto, insomma, nella mia non breve, lunga vita amministrativa, ho visto che quando uno l'idea ce l'ha e ce l'ha chiara, mette in piedi magari progettualità valide, i soldi sono secondari, se non è oggi è domani, riesci a ottenerli e riesci a fare le cose. E per quanto riguarda l'importante è tenere profili bassi, senza gran carse o... Beh, per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto economico del funzionamento dell'Unione Montana, avete preoccupazioni di qualche tipo? Ma le preoccupazioni sono legate più che altro ai trasferimenti. Le Unioni Montane non vivono di risorse loro, ma vivono di risorse trasferite o dal Fondo per la Montagna statale, che fortunatamente in parte è stato ripristinato, e da funzioni e da risorse su funzioni delegate dalla Regione. Le faccio un esempio. Tutto il turismo d'alta montagna, che è una funzione delegata, lì le risorse sono misere, però devi intervenire sulle ferrate, sui sentieri attrezzati, sui bivacchi, sulla sentieristica CAI, e se la coperta è corta o ti copri la testa o ti copri i piedi. L'Unione Montana su questo cerca, raschiando il fondo del barile, di metterci qualcosa, ma sono pochi. Manutenzioni ambientali, sì, la Regione trasferisce, ma la Regione ci dice: guardate, Unioni Montane, che noi abbiamo dato alla provincia la possibilità di utilizzare i fondi dei canoni idrici con destinazione vincolata dove vi vede anche voi, Unioni Montane, protagoniste nel decidere gli interventi che la provincia deve fare. E fino a ieri i trasferimenti erano certi,
da quello che abbiamo avuto notizie da parte della provincia, del presidente, sembra che la provincia sia in grossissime difficoltà e non assicuri i trasferimenti che avvenivano gli anni scorsi. E questo ci preoccupa perché le manutenzioni, se non ci sono i trasferimenti, non verranno fatte, ma dietro alle manutenzioni ci sono anche operatori della cooperativa o delle squadre di manutenzione delle Unioni Montane stesse, e quindi ci sono famiglie, quindi c'è anche un aspetto socio-economico e sociale, e quindi questa situazione qualche preoccupazione ce la dà. Vedremo come si evolverà la situazione. Poi per il resto i servizi sono normalmente servizi a domanda individuale, tipo quello del sociale, che accanto, diciamo, ai miseri trasferimenti che ti vengono fatti, noi chiediamo la contribuzione a parte i comuni per abitante. Ecco, quindi queste sono le preoccupazioni che oggi possono riguardare almeno il mio ente. Poi le dirò, ormai la gente crede ancora che ci siano le comunità montane vecchio modello, quelle che elargivano a fondo perduto contributi, no, a tutto e per tutto e di più. Non funziona più così, ormai le unioni montane hanno una loro fisionomia ben precisa all'interno di un contesto legislativo, e all'interno di quei paletti ci dobbiamo muovere, anche perché altrimenti avremo delle responsabilità di natura contabile. Ecco, poi a volte il cittadino magari non riesce a distinguere bene. Sì, il cittadino queste cose fa fatica a capirle, anche perché o le tocchi con mano, le mastichi, altrimenti sì, non è facile, no? È più facile parlare senza avere le dovute conoscenze. E questo tante volte dispiace, perché magari butta discredito dove invece dovrebbe essere un elemento di supporto, o contribuire almeno a far sentire la propria voce, la propria forza, dove realmente le risorse ci sono e dovrebbero essere trasferite. C'è chi avverte un po' le unioni montane come degli enti un po' depotenziati. Sì, questo è vero, il depotenziamento era dovuto al riordino dei vari enti che ci sono, no? Ma ci dovrebbero essere comunque dei livelli intermedi. Allora, il comune è quello, diciamo, più vicino al cittadino, no? È, diciamo, l'elemento di prossimità. Le unioni montane dovrebbero avere una visione un attimino un po' più ampia, comprensoriale, per accogliere quelle che sono le istanze del territorio e farle proprie. Una volta esistevano i piani di sviluppo socio-economico nelle comunità montane, che erano quelli che facevano la fotografia dell'area e individuavano anche le azioni da mettere in campo e gli investimenti da farsi. Oggi questa parte qua è in parte superata. È vero che la nuova normativa, che è una normativa recentissima perché è uscita l'anno scorso, riporta le unioni montane alle origini, quindi agli anni 72-73, dove principalmente il compito principale è quello di dedicarsi alla parte ambientale, ed è anche logico su questo, no? Dissesto idrogeologico da una parte, l'ambiente perché è funzionale al turismo, e quindi se parli di turismo, che è l'unico volano per la montagna, economia, possibilità di risorse per far rimanere la gente sul territorio, quindi ecco, è un ente che ha queste che dovrebbe, uso il condizionale, avrebbe avere svolgere queste funzioni. Tutto comunque rimane legato sempre alle risorse economiche. Vedo che ci sono risorse economiche, noi guardiamo sempre i cugini dall'altra parte, sì, li guardiamo, però dico sempre anche agli altri colleghi sindaci, se noi avessimo quelle risorse là, non avremmo nessuna difficoltà a fare quello che fanno loro, e forse lo faremo anche meglio qualche volta. Grazie mille per averci accolti, e quindi ci vediamo alla prossima tappa.